sto qui sempre a dilungarmi sulle stesse cose. Comunque siamo sempre qui. Stamattina stamattina sono andata a fare un pochino di spesa alla Lidl, perché questa settimana è iniziata la settimana di San Valentino. Sapete, come ogni anno io sono la prima a fiondarmi in queste cose più particolari, ecco. E quindi sono andata anche all'Eurospin, visto che era a fianco, perché l'Eurospin non ci vado da mesi e mesi e mesi. Ho detto era a fianco, ho detto andiamo, perché ci sono alcune cosine che anche lì mi piacciono. Poi sono andata da Pepco, delusione totale, non c'era niente di che, veramente niente. Ho preso giusto due o tre cavolate come le solite cose, che adesso vi farò vedere. E niente, voi tutto bene? Che mi raccontate di nuovo? Noi solita vita, tutto procede come sempre, corse sopra corse, volano i mesi, ragazze, veramente volano i mesi e gli anni. Alessia due settimane fa ha fatto il compleanno, ha compiuto 15 anni, cioè non ci posso credere che io mi sento così ancora piccola, è una figlia di 15 anni e fa pensare che veramente il tempo vola e qua ci facciamo vecchi, ragazzi. Vabbè, così è la vita. È una ruota che gira. Niente, sono appena arrivata a casa. I vicini sempre in pole position qua, come ti giri. E niente, adesso vado su, scarico la spesa, che non è poca, tra l'altro. Ieri poi sono andata anche già a fare una grande spesa al Deco, ma oggi sono andata prettamente alla Lidl per prendere appunto queste cose di San Valentino. Oggi mi dovrei fare anche uno shampoo e vediamo se riesco a farlo, ma devo farlo assolutamente. E un'altra cosa, ho le ragazze a casa, le SNM influenzate, niente di che, per fortuna niente febbre, ma un bel raffreddore, mal di gola, solo Chris è andato, quindi facciamo corna, speriamo bene. Quindi ora metto giù tutto, porto su tutto e ci aggiorniamo tra poco. Allora, iniziamo subito dalla Lidl, tre buste belle piene. Partiamo subito con le cosine di San Valentino, c'erano pasta normale a forma di cuore, poi c'erano gnocchi. Questa volta invece degli gnocchi ho preso questi cuori ripieno di pomodoro, mozzarella, campana d'op. L'ho preso anche l'anno scorso ed erano molto buoni, 1,69 alla confezione. Ne ho presi tre, fanno solo due, l'altra dovrebbe arrivare nelle altre buste, quindi tre pacchi, perché comunque siamo in 5, uno fa il bis a volte, quindi questo. Poi ho preso i funghi champignon, perché ho voglia di fare le fettine impanate con i funghi, quindi l'ho presi. La mia solita pancetta, questa qui dolce a cubetti per fare le ricettine, che sapete già. Zucchine, queste qua bianche, perché noi le preferiamo. Gallette di riso, queste qua al cioccolato, che i ragazzi adorano. Banane. Poi ho preso lo shampoo, questo qui è la cheratina, che era un sacco di tempo che non lo prendevo, visto che serviva, l'ho preso. Questo è il profumo, è buonissimo, dovrebbero fare il profumo di questo shampoo. Poi ho preso alcuni dentifrici così. Ho preso lo zucchero vanigliato e due struccanti, uno è qui, l'altro sarà nell'altra busta, quindi la prima busta è andata. Ho preso questo gel power per il bagno davanti, perché lì i dischetti non li posso mettere, le tavolette, perché il bagno, essendo quel bagno moderno, non si possono attaccare, quindi solo così. C'è la terza confezione di pasta ripiena. Questi qui, ora che li vedrà Christian, li adora, i biscotti cinesi. C'era anche la settimana asiatica, hai visto? Poi uova levate a terra. Sempre a tema San Valentino ho preso questi mini bretzel salati, ovviamente, a forma di cuore, carinissimi. Troppo carini. Secondo struccante. Ho preso il digestivo per i piatti, questo qua è ottimo. Poi orecchiette per fare la pasta col broccolo. Sempre per quanto riguarda la settimana asiatica, questi qui c'erano di ogni gusto, ma noi preferiamo questi qui o vegetali o questi qui al pollo. Ne ho presi 5. Poi
Lievito per i dolci, biscotti per la colazione, per i simili pangoccioli. Poi ho preso 3 bastoni alle olive, solo 3 perché stamattina mi hanno un po' deluso le quarto pane, perché i brezzel ne stavo prendendo 5, erano secondo me stravecchi perché erano talmente duri, e 2 li avevo già messi nella busta e li ho presi per educazione, ma l'avrei evitato. Questo è il quinto pacchetto di noodle. Poi sempre a tema di San Valentino, le patate a forma di cuore, prese 2 confezioni, e questi formaggi da mettere nel forno. I nuggets non c'erano, adesso metto un attimo questi. Poi ho preso i cracker salati, questi qui sono buoni, sono praticamente identici a quelli della Gran Pavesi, dentifricio menta, dent white now. E poi di San Valentino ho preso alcune cosine che non faccio vedere perché ci sono le ragazze qui, devo guardare. E la seconda busta è andata. Ultima busta, questa volta dell'Eurospin, erano a fianco quindi mi sono fermato, ho preso dei cristini, è un sacco che non li compravo, li ho visti. Poi ho preso i panini per l'hamburger, perché ho comprato gli hamburger, quindi qualche sera faremo questi. Latte al cioccolato per far merenda ai bambini, valeriana in busta già bella lavata. Sono andata proprio per questa cosa, per i simil chiridippi, che 1,99 4 confezioni, per Cristo li adora, quindi sono ottimi per merendina. Sempre per Cristo ho preso questo yogurt alla fragola con gli Smarties, 2 pacchi di pastina che amano le ragazze, questa è buona. E poi, ultime cosine, yogurt, uno skir al lampone, uno alla vaniglia, si è aperto, alla vaniglia, e poi uno alla stracciatella. E niente, questa era la spesina. Da Pepco sono stata brava, cioè veramente ho preso poco e niente. Ho preso cannucce perché mi sono trovata davanti al reparto, queste qui sono quelle là che non si ammorbidiscono a contatto con l'acqua. Ovviamente a volte con il latte, con il tè caldo, si fa motion ed è bruttissimo. C'erano un sacco di cose di pasto, un sacco, non c'erano grandi cose, ma c'erano questi tovaglioli molto carini che ho preso. Sapete, la mia fissa per i tovaglioli carini. Poi, vabbè, andiamo avanti. Ho preso solo questo alla fine. Codini, dispenser per il bagno, perché quello che ho dietro è praticamente identico a questo, ma apri e chiudi, si è un po' rovinato con la parte del legno, quindi l'ho ripreso. Poi ho preso un caricatore perché il mio si è completamente distrutto, e poi questo qui che è carino, l'uovo di Pasqua, decorativo ovviamente, questo qui veniva soltanto 2,50 euro, ho detto sì, prendiamolo, carino. Niente, queste qui erano le cosine che ho preso oggi. Ho fatto una mini spesa e niente, ora metto via tutto e ci aggiorniamo dopo. Allora, è pomeriggio, adesso dobbiamo fare i compitini che ci hanno assegnato a scuola, giusto Christian? Dobbiamo creare un vestito di carnevale, ovvero un emoji. Questi sono i compiti che ci hanno dato perché giovedì faranno la festa e il nostro compito è quello di fare appunto il vestito. E quindi adesso lo andiamo a creare. Quella con gli occhiali, sì. Thank you.
but my appetite. Don't leave me here high and dry. Crista che non si vede, girati, girati. Abbiamo fatto anche i laccetti, che adesso ovviamente non andrò a attaccarli come si deve, perché è fighissima. Guardate, se io la metto qua poi la metto sul dito, è bollentissima, però si secca e poi diventa ghiacciata. Guardate, okay. Però si leva dal dito. Quando hai mangiato le chiacchiere, si vede. Comunque, ti piace il vestitino? Yes. Thank you.